Salve a tutti, oggi spieghiamo un po' questo bel gioco chiamato Minecraft. E in questa parte abbiamo la versione più nuova e spiego un po' come giocare, ecco, ho sbagliato. Single player, andiamo su single player, creiamo un nuovo mondo, gli diamo il nostro nome, nome che vogliamo, e così iniziamo a giocare. Aspettate che generi il mondo. Ecco qua, ci troviamo in questo mondo generato casualmente. E come vedete è tutto formato da blocchi che si possono rompere. Sabbia, terra, eccetera. Ecco, la prima cosa che un buon giocatore di Minecraft deve fare è procurarsi della legna, come sto facendo io. Avvicinatevi a un albero e tenete premuto il tasto sinistro del mouse. Ecco, prendiamo innanzitutto del legno perché col legno si possono fare veramente molte cose e sono cose principalmente che servono all'inizio. La prima cosa che dobbiamo cercare di fare è sopravvivere alla prima notte. Infatti ha un ciclo preciso di giorno e di notte questo gioco, che dura 20 minuti, sono 10 minuti di giorno, 1 minuto e mezzo di alba, 1 e mezzo di tramonto e poi 7 minuti di notte. Prendiamo un po' di legna. Ok, credo possa bastare. Adesso, come seconda cosa, ci dobbiamo trovare un rifugio per passare la notte. Infatti, la notte ci sono dei mostri. Con una bella pecora, ecco, le pecore danno la lana, che adesso non serve, però vabbè. Questa credo non vada tanto bene. Dicevo, la notte ci sono dei mostri. E quindi bisogna difendersi. E all'inizio, dato che non avremo proprio niente di niente, l'unico nostro modo per non farci sopraffare dai mostri sarà quello di nasconderci in una parete di roccia. Adesso più vado lontano e peggio è, quindi ecco, mi accontento di scavarlo qui, il mio buco. Ok, con il tasto I si aprirà l'inventario, trasformiamo il legno grezzo in legno raffinato. Ne lasciamo qualche legno grezzo, ok? Adesso con legno raffinato, lasciamo con il tasto destro gli oggetti, faremo un tavolo da lavoro. Mettiamo il nostro tavolo da lavoro, come vedete adesso il tavolo da lavoro ci permette di avere un crafting più grande, da 2x2 diventa 3x3. E ci facciamo degli stecchini, dei bastoni che ci serviranno per fare diverse cose. Ecco, con i bastoni poi si può fare un piccone. Così. Adesso il nostro piccone è di legno, un piccone rudimentale, che ci servirà solo all'inizio, poi riusciremo a trovare dei picconi migliori. Ecco, già ho trovato la pietra. La pietra è un materiale migliore per quanto riguarda i picconi, no? Adesso scavo questo simpatico buco. Non so se l'ho detto, per accedere al tavolo da lavoro si clicca col tasto destro. Ok, adesso l'ho detto. Un'altra cosa che ci serve trovare è del carbone. Infatti col carbone possiamo fare delle torce.
illuminare di notte. E senza carbone siamo abbastanza nei guai. Questa è una delle difficoltà maggiori per notte. Non ho trovato il carbone, ma ho trovato del ferro, che è molto più raro, ma in questo momento non ci serve proprio un cacchio. E vabbè, il ferro va scavato con un piccone di pietra. Se potevo trovare, sto buttando via. Ecco, per far cadere un oggetto premete il tasto Kuma. Adesso io l'ho fatto per sbaglio, intanto ve lo dico. Ecco ferro. Ehi, ce n'è tanto. Il ferro ha grosso modo la stessa funzionalità che può avere la pietra. Solo che ecco, sono picconi più potenti, pale più potenti, tutti oggetti più potenti che ci permettono di scavare cose ancora più elaborate, eccetera. Sì, perché non trovo il cacchio di carbone? Ora prendiamo il tavolo da lavoro e portiamolo dentro. Con io apro l'inventario, come ho già detto. Ecco un paio di cose. Come vedete, qui ci sono dei cuori, quella è la vita. Alla difficoltà a cui sto giocando, infatti ci sono diverse difficoltà. Adesso metto difficoltà normale, che è la difficoltà a cui dovrete giocare, in cui vengono dei mostri. La vita non si recupera. E per recuperarla ci sono diversi metodi. Cioè, praticamente il principale è quello di mangiare. E dato che si trovano un po' di maiali in giro, loro vi danno delle bistecche che potete mangiare e vi recupera la vita. Però questo non è un modo tanto utile, si può usare all'inizio, ma in realtà il metodo più utile è quello di coltivare del grano, solo che adesso siamo veramente ancora molto indietro. Beh, allora mi sembra il momento di tappare questo buco. Facciamo una porta, si fa così. In questo modo, a parte il fatto che riconosceremo meglio, perché non è che si trovano tante porte in giro, cioè non ce ne sono di porte in giro. E in questo modo abbiamo la nostra porta ed è anche una cosa abbastanza bellina. Ok, vedo che di carbone non se ne trova. Il carbone praticamente, se lo aveste trovato, sarebbe stato della pietra come la pietra, solo che ha dei segni neri, come avete visto che questo ferro ha dei segni arancioni, boh, che colore è. Ecco, mettiamo una fornace. La fornace, cos'è la fornace? È questa la fornace, vabbè. E con la fornace possiamo trasformare il legno grezzo, ecco perché l'ho tenuto, in del carbone. È un carbone diverso dall'altro, però ha la stessa funzionalità, quindi non è diverso. Qualche informazione: beh, gli oggetti si possono impilare fino a 64, tranne picconi, pale e altri utensili che invece no, quelli li dovete mettere uno per uno. Ecco, si è esaurito il piccone. Ok, vedo che si trova ben poco a questa altezza. Forse devo andare in profondità, però non c'ho voglia. Quindi vedo se riesco a trovare qualcosa qui in superficie. Sembra proprio di no. Ok, allora inizio ad andare un po' più in profondità. Vedo che ancora è giorno. Proviamo a vedere se c'è qualche maiale in giro, così vi spiego un paio di cose. Senza però allontanarci più di tanto. Ho visto diverse pecore. Sono capitato in un posto pieno di legna, ma pochi animali. Questi mondi sono generati casualmente, potreste essere abbastanza fortunati come lo sono stato io. Un cazzo di maiale. No, niente. Cavolo, già mi è rimasto poco tempo. Vabbè, dai dai, facciamo in fretta. Perché sto usando Fraps per registrare, veramente un supplizio, perché fa dei video, a parte sono video giganteschi.
E poi comunque se lo volessi caricare su YouTube non mi si video troppo grandi non li posso mettere. Ecco, beh, con questo carbone modificato ci si fanno delle torce. Adesso ne ho fatte anche troppe. E adesso facciamo vedere anche il ferro. Il ferro si cuoce come si cuoceva. Come si cuoceva il legno. E dopo avrà altre funzionalità che adesso non vi sto a spiegare perché non vi servono. Prendiamo altra legna che vedo che ne ho poca e facciamo una bella accetta. Si fa così. Stai divertendo davvero tanto. No, perché dopo vi spiego ancora qualche cosa. Come vedete con l'accetta il tempo è drasticamente diminuito per scavare. Basta legna. Ecco, come vedete si sta facendo buio. Sta arrivando la notte. La notte. Ok, come vedete i blocchi di ferro si sono trasformati in lingotti. Ora vi spiego come usare le torce. Come vedete adesso non si vede niente. Ora la luce. Allora, qui dentro io dovrei essere al sicuro perché non potranno arrivare i mostri. Perché è tutto chiuso. Tranne l'unico problema potrebbero essere gli scheletri che lanciano le frecce, quelli sì. Loro praticamente riescono a tirare attraverso la porta. Adesso andiamo un po' in profondità a vedere se trovo del carbone naturale. Che mi piace di più di quell'altro. Qui adesso sto scavando in un metodo tipo fatto a gradoni. Questo metodo, diciamo, un po' è abbastanza lento. Ci sono diversi metodi di scavare. Ecco, questo è uno abbastanza lento. Però personalmente dico che funziona perché si trovano molte grotte sottoterra che sono piene di minerali. Adesso potrebbe essere piene di ferro come di carbone, ma anche di diamanti, un po' di tutto, ecco, sì. Io vedo che continuo a scavare, ma non becco niente. Che palle. Ok, come vedete, notte fonda, adesso inizieranno ad arrivare i primi mostri. Di solito si iniziano a sentire i versi a un certo punto, ma si dovrebbero sentire, ecco, dicevo, dei mostri, ma io non li sento. Trasformiamo il legno grezzo in legno raffinato, ma non tutto, nel caso ci dovesse servire altro carbone. Adesso non riesco a trovare niente. Beh, facciamo un'altra cosa interessante, la scala. Allora, produco altri bastoni. E così si fa una scala. Due scale vengono fuori. Allora ne faccio quattro. Praticamente voi in questo modo potrete scavare dritto dritto sotto di voi. Cioè sotto di voi. Non scavate proprio sotto di voi. Comunque un buco 2x2 così. Senza dover fare tutti quei gradoni per tornare su. E potrete tranquillamente poi tornare su in modo più veloce. Adesso io non la faccio troppo in giù perché ho poche scale. Ne ho quattro. Un consiglio, non scavate mai direttamente sotto di voi, perché se sotto c'è la lava, dopo non ci vengo io a recuperarvi. E così si fa una scala per andare su e giù, sia più agevolmente sia senza farsi male. Adesso facciamo una spada, nel caso mi prendesse il matto e mi venisse voglia di uscire. Ma beh, comunque vedo che è tutto a posto, vi ho spiegato le cose principali e adesso la prima notte sarà un po' noiosa e dovrete difendervi da questi mostri che non avete visto, ma vi assicuro ci sono. E a posto, abbiamo finito. Arrivederci.